I Cistercensi, storia e spiritualità di Dom Gregorio Penco, Abbazia San Benedetto, Seregno, 2008, prima edizione 1998, ristampa 2001 e 2008. Sito Resti dell'Abbazia, il chiostro dei copisti, Chiaravalle Milanese, veduta aerea, Abbazia di La Trappe, veduta d'insieme, Mol Bron, costruzione dell'Abbazia, dipinto su legno, 1450. Visitando tempo fa la splendida abbazia cistercense provenzale di Senanque, sono rimasto colpito da una carta geografica d'Europa dove, a partire dalle abbazie madri francesi, venivano segnalati tutti i luoghi degli insediamenti cistercensi nell'arco della storia, iniziando dal 1098. Si tratta di una diffusione capillare impressionante. Ci si rende ulteriormente e visibilmente conto che le radici dell'Europa sono monastiche. E il nono centenario della fondazione di Citeaux non poteva non stimolare anche la nostra collana a recepire la memoria di una svolta nella lunga storia del monachesimo benedettino. Chiunque in seguito vorrà vivere monasticamente non potrà ignorare una letteratura, pensiamo anche solo a San Bernardo e alla sua scuola, che ha segnato l'esperienza della vita monastica in tutta l'Europa. Abbiamo affidato il compito di questa presentazione a Don Gregorio Penco dell'Abbazia di Finalpia, che ha studiato per tutta una vita il fenomeno del monachesimo, particolarmente italiano, con un'attenzione singolare per la forma cistercense, come dimostrano i suoi studi registrati anche in bibliografia. Il volumetto si articola, come indica il titolo, in due sezioni, una panoramica storica, compresa la riforma trappista e la presentazione di alcuni tratti dell'antropologia e della spiritualità cistercense. Quest'ultima sezione è la più originale e tiene conto della vasta letteratura recente fiorita un po' dovunque. Per chi desiderasse approfondire singoli temi, viene infine offerta una selezionata e ragionata bibliografia.